bisogno del confronto, c'è bisogno di, come dire, parlarne insieme per prenderne coscienza e per poi avere la possibilità di interagire con il legislativo dei partiti, con il Parlamento o le regioni, perché ognuno ha delle competenze specifiche da mettere in campo e noi dobbiamo fare in modo di essere stimolo perché queste competenze vengano messe sul tappeto davvero e non rimangano nel libro dei sogni. Questo credo che sia fondamentale. Detto questo, invece, io vorrei che mi raggiungessero qui sul palco Gianni Rizzi e Ivan Marinelli, che sono... C'è qualcuno per caso di Asso Confamme di Codici? Non credo. No, allora, mi raggiungete un attimino? Mi dici che chiamiamo Susanna? Beh, ma meglio ancora, tu lo sai che io preferisco di gran lunga tua moglie a te, quindi non c'è problema. Susanna, Gianni, ecco, io vorrei che, dato che l'evento di oggi è stato organizzato insieme a loro, sia dato anche a loro la possibilità di dare un saluto a voi e eventualmente, se vogliono, di dire anche due parole sul tema specifico. Partiamo con Susanna. Io sono Susanna Giannacchi, per chi non mi conosce, io sono presidente di AIC Lazio e insieme a Fabrizio Premuti abbiamo realizzato un progetto che è un po' più vasto e che arriverà al nostro termine i primi di agosto in collaborazione con la Regione Lazio. È un progetto che ci porta a essere presenti sul territorio e essere presenti nella sensibilizzazione, nel contatto con i cittadini. Io vi ringrazio per questa giornata perché mi avete fatto fermare l'attenzione e anche la riflessione su alcune cose che sappiamo un po' tutti, però sono assolutamente importante cercare di unire i nostri sforzi e oggi ancora in maniera più pressante abbiamo capito che ci deve essere un intervento integrato da un punto di vista politico, da un punto di vista istituzionale, da un punto di vista di esperti del settore e anche da un punto di vista nostro di associazioni di consumatori che in maniera diversa secondo le proprie sensibilità e anche secondo il proprio background portano nella realtà cittadina. Noi per esempio come AIC Lazio o come anche personalmente come Susanna Giannacchi non mi sento di sposare completamente questa ritrosia nei confronti del monopattino perché credo che la nostra vita di tutti debba evolversi e debba andare in una direzione anche di ecosostenibilità che deve essere presa in considerazione. Come fanno le altre nazioni a ridurre il numero degli incidenti stradali? Come fanno le altre nazioni a far utilizzare le biciclette, come fanno le altre nazioni a far utilizzare anche i monopattini? Sicuramente dobbiamo da un lato educare la cittadinanza, dall'altro portare, come da più parti ho sentito dire, un maggiore controllo sulle strade. Abbiamo bisogno di regole certe perché le regole in Italia spesso e volentieri sono interpretabili. Un monopattino che viaggia sui marciapiedi non è ammissibile. Io mi sono ritrovata quasi ad essere messa sotto da un monopattino guidato da un papà con un bambino, tutti e due senza casco sul marciapiede, quindi questo non è ammissibile. Abbiamo bisogno insomma di regole certe che modifichino dei comportamenti. Sicuramente il Covid aveva azzerato gli incidenti, sicuramente il post-Covid ci ha portato a notare una maggiore aggressività sulle strade, quindi gli interventi devono essere fatti in maniera integrata, in maniera specifica. E bisogna sicuramente andare avanti e rendere il cittadino libero di poter utilizzare dei mezzi alternativi
se la macchina elettrica per esempio può essere fattibile in una città come Roma e il monopattino è maggiormente fattibile e utilizzabile in una città come Milano, dobbiamo cercare insomma di mettere in condizione il cittadino di poterlo utilizzare in maniera diciamo sicura e certa. Io chiudo il mio intervento ringraziandovi ancora una volta dell'attenzione e ringrazio soprattutto Fabrizio perché come sempre riesce a organizzare delle giornate, dei momenti di riflessione e riesce a unire persone che provengono da campi insomma differenti. E grazie ancora e lascio la parola al collega Gianni Rizzi. Buongiorno a tutti, ringrazio veramente Fabrizio. Buongiorno a tutti, ringrazio Fabrizio per questo convegno perché ho preso appunti proprio anche per il futuro, perché ha fatto emergere veramente qualcosa di importante, che è la coerenza sistemica, quella che è vincente. Tutti gli interventi, da quelli dell'assessore, che se volete anche un po' spietato, il ruolo economico dell'incidente stradale, perché ha un ruolo economico, e anche quello delle compagnie di assicurazione, perché ha un costo che si riverbera poi su tutti, di incidentalità, ma anche soprattutto a quello etico del medico, che ha messo in relazione la sofferenza sociale di chi è coinvolto, anche dell'operatore che deve intervenire, perché proprio lei ha detto quando vedo qualcuno che si è frantumato. Allora, perché tutto questo? Abbiamo visto che è ormai non possiamo prescindere dalla mobilità, qualsiasi strumento è importante. Chiaramente in un sistema come il nostro, liberale, è molto difficile imporre, quindi la risposta non può essere che culturale. Dobbiamo capire che è importante gestire lo strumento in modo corretto. Il coltello di per sé non è uno strumento bello o brutto, dipende da come si usa. E quindi qua entra la cultura. Ben vengano questi convegni che ci mettono davanti a tutto questo. È importante che tutta la comunità sia coerente. Bellissimo per esempio l'intervento del rappresentante dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dove ha messo in risalto anche il proprio ruolo. Non è marginale, davanti alle scuole è importante che ci sia una presenza di persone che in qualche modo sono abituate a gestire persone. È stato detto poi successivamente che una incidentalità molto alta avviene davanti alle scuole, quindi questa presenza fa parte della coerenza sistemica. Grazie Fabrizio per aver messo in risalto tutto questo, in modo tale che ognuno di noi, rappresentante o meno di qualcosa o di qualcuno, si senta coinvolto in questa tragedia? Sì, perché sono tragedie. Grazie a tutti per la vostra presenza. Sono 5 degli spunti che
che ci permetteranno di intervenire nuovamente sul Ministro dei Trasporti, sull'onorevole Salvini, anzi delle infrastrutture e trasporti, per dare nuovamente una serie di suggerimenti a quelle che possono essere delle modifiche al codice della strada che siano utili al cittadino. E le continuiamo a incrementare le multe, perché tanto se le multe poi non le fa nessuno, noi incrementiamo le multe per non avere alcun tipo di riscontro. Noi dobbiamo fare cultura, lo dice anche Gianni adesso, questo è un problema culturale, sociale e culturale. Noi dobbiamo fare cultura. Il nostro fare cultura è anche quello di far prendere consapevolezza a chi sbaglia di quello che è purtroppo l'esito del suo errore. E molto spesso è un esito, non dico che finisce necessariamente in un cimitero, ma finisce con delle lesioni molto grandi alle persone che cambiano la vita di quelle persone, cambiano la vita delle famiglie, delle persone, di chi vive con quelle persone. Quindi noi dobbiamo far prendere consapevolezza della gravità dei nostri gesti quotidiani. È uno dei motivi che a me mi ha fatto avvicinare a questo mondo, a quello anche delle assicurazioni, è proprio questo, no? Molto spesso si dice che l'assicurazione obbligatoria sia una tassa. Io sconfesso questa cosa in maniera più assoluta. L'assicurazione obbligatoria non è una tassa, è una cosa che a noi garantisce la possibilità di poterci muovere liberamente. Se noi non avessimo l'assicurazione obbligatoria, cammineremmo tutti con una pistola sul cruscotto. È questo che bisogna pensare. Quando prima Sandro Vedovi ci ricordava dei dati dei non assicurati, non è che i non assicurati, siccome non sono assicurati, non fanno manco gli incidenti stradali, le fanno esattamente come tutti gli altri, perché sono autoveicoli che circolano e nelle medie dell'incidentalità stradale ci stanno anche quelli non assicurati. Il problema è il peso dei non assicurati sugli assicurati, perché poi quei danni che fanno loro, Pantalone li deve pagare, e Pantalone paga l'8% in più di assicurazione RC Auto grazie ai non assicurati. E questo è un dato che mi ha fatto riflettere. È ancora più vero, e lo sottolineo, il fatto che quei non assicurati sono esattamente i pirati della strada. Perché quando uno è consapevole di non essere assicurato, investe la persona, scappa, non sta di aspettare che arrivino i soccorsi. E molto spesso quel comportamento lì porta a un'ulteriore vittima della strada, quando invece quella persona potrebbe essere salvata da un intervento veloce e immediato dei soccorsi. Quindi oggi sono uscite fuori riflessioni importanti, sono uscite fuori riflessioni che ci permetteranno di intervenire sul legislatore, ovviamente poi con il punto interrogativo se il legislatore ci ascolta oppure no. Noi abbiamo avuto la conferma di una istituzione che ci ascolta, che ci avvicina, con la presenza oggi di Antonella Unicemma, che io ringrazio ancora, ma vogliamo che non sia soltanto, come dire, un senso unico, ma che tutte le istituzioni siano portate a seguire l'esempio di Antonella Unicemma, perché noi abbiamo bisogno che tutte ci ascoltino, perché noi tutti insieme, anche voi che siete seduti dall'altra parte, rappresentiamo la parte reale del paese. E proprio perché rappresentiamo la parte reale del paese, è assurdo che chi ci rappresenta in Parlamento sia disgiunto da noi. Dovrebbe essere collegato e cosciente di quello che noi viviamo tutti i giorni. Grazie a tutti per la presenza e spero presto di rivederci in una occasione in cui potremo dare i numeri migliori di oggi. Se qualcuno volesse avere delle guide sulla sicurezza stradale, sulle RC Auto, qui sono disponibili liberamente, può venire a prendere. Io volevo dire
dire qualcosa in più, nel senso che innanzitutto è emerso da questo incontro un'altissima qualità di coloro i quali sono intervenuti, ma degli argomenti che sono stati tirati in ballo e trattati più che esaurientemente. Ma credo che vada anche tratto un po' il filo conclusivo di questo bellissimo incontro, ovvero che manca probabilmente una grande efficacia della preparazione e dell'informazione da parte di chi utilizza un veicolo potenzialmente a rischio a comprendere, a capire di che cosa può diventare responsabile. Credo che un grande lavoro bisognerebbe farlo nelle scuole, dove i ragazzi devono essere preparati a capire quanto, per esempio, l'uso di una cintura di sicurezza può rappresentare una diminuzione del rischio da traumi importanti. Io mi ricordo sempre che quando ho fatto alcune lezioni di questo genere all'ordine dei medici, abbiamo fatto vedere dei filmati fantastici dove si dimostrava come un soggetto seduto posteriormente, in questo caso prevalentemente i bambini, dove i genitori troppo spesso portano i bambini e li fanno sedere dietro, ci dietro stare tranquilli e non allacciano la cintura. Nel momento in cui c'è una frenata improvvisa, un tamponamento, la persona seduta dietro, peggio ancora di più di quella seduta davanti, che magari ha l'opportunità di bloccarsi con le mani, parte con un pacco postale, non solo va davanti, accade anche addirittura che sfonda il cristallo e esce fuori dall'auto. Oltre alla possibilità di un capottamento che esce fuori dall'auto, quindi con tutti i danni che può subire. E questo è un input che andrebbe dato continuamente non solo nelle scuole, ma io tengo anche nelle famiglie. E non da ultimo un'associazione come Consumer, che la fa veramente da grande lavoratrice, da grande padrona come atto informativo, in tutti i soggetti con cui ha a che fare. Credo che parlare di rischio molto spesso, scusate se io insisto su una cosa perché per me è una battaglia di vita contro i fumatori, non me ne vogliono coloro i quali fumano, ma tutti noi siamo portati a ritenere che qualcosa che facciamo, che siamo consci che fa male, a noi non fa male. Quindi la cintura, vabbè, d'accordo, non è detto che per forza io mentre mi sposto da casa in ufficio debba avere un incidente. Non è detto che il cancro del fumatore debba venire a me. Cioè è un fatto proprio insito in ognuno di noi sentirsi forti, sentirsi sicuri che questo non accade. Questa non è prevenzione, naturalmente. Siccome credo che a seguito di questo bellissimo incontro noi dobbiamo proprio parlare, spingere, dobbiamo proprio stressare il concetto della prevenzione, ritengo che ognuno di noi oggi, tornando a casa, se può, ne parli con i propri figli, con il proprio coniuge, con i propri fratelli, e sollecitarlo a chiarire quanto è effettivamente pericoloso non utilizzare i mezzi di sicurezza che sono normalmente a disposizione. Non è che la cintura di sicurezza devo comprarla e portarla in macchina, cioè, oppure rispettare i limiti in zone veramente pericolose, oppure, ecco, a fare utilizzo, se ne è parlato molto, di elementi autorizzati come i monopattini, ma nel modo opportuno, quindi non a camminare in strada zigzagando tra le macchine, quindi tagliando la strada agli altri automobilisti, non camminando di sera a luci spente, non andando in due dove il mezzo diventa già non è gestibile di per sé perché è veramente pericoloso, dove diventa ancora più pericoloso. Il casco è un grande problema, questo del casco, però quello che vi posso dire, ma questa è un'altra battaglia, il casco ha il netto che viene utilizzato, che è assolutamente regolamentare, non sul monopattino dove al momento non c'è obbligo di casco, ma anche sul ciclomotore, purtroppo non limita tantissimo le lesioni che si possono subire, perché come ho detto prima, lo ripeto, le lesioni principali si hanno l'impatto frontale e se io ho la faccia libera l'impatto frontale lo prendo comunque, quindi l'impatto laterale sì, lo attutisco, ma non è così fortemente, diciamo, utile l'utilizzo di un elemento che non è così buono come dovrebbe essere. Purtroppo mettere un casco integrale, specialmente durante l'estate, su un piccolo, mi rendo conto che è una cosa complessa, quindi meglio una cosa minimale piuttosto che nulla. Mi dicono di tagliare, io mi taccio. Comunque vi ringrazio tantissimo, ma ci tengo a dare questi input. Credo che parlarne fa bene, ma agire con il nostro parlare verso coloro i quali devono recepire questo avviso, questo input, è importante. Io con i miei figli l'ho fatto, ho 4 figli, i miei figli saltano in macchina, la prima cosa mettono la cintura, assolutamente, e è diventata un'abitudine, fatelo.